noi per l'ascolto, l'attenzione. Uno dei vostri colleghi ha fatto adesso una domanda interessante, secondo me, a proposito dell'argomento di cui stavamo parlando poco prima della pausa, cioè quello del rating etico dei donatori per un'organizzazione non profit, facendo notare che molti dei temi che diciamo, sono oggetto di analisi, sono strettamente interrelati e quindi per lui è difficile tracciare delle linee nette che gli consentano di dire va bene, quell'azienda va bene perché fa queste tre cose e non fa queste altre tre, perché molto spesso queste sei cose sono comunque profondamente interrelate. Quindi diciamo, la domanda sottesa un po', non è una forzatura tutto questo. A mio modo di vedere, in una certa misura, sì, nel senso che è una guida che ci aiuta, ma non si sostituisce mai a una analisi, diciamo, ragionata da parte delle persone, comunque, di quello che si va a scoprire. Dall'altro punto di vista è o non è particolarmente complesso a seconda dell'ambito in cui l'organizzazione non profit opera, e questo anche tu lo ricordavi, e dall'altro dallo scopo principale che ci porta a fare questa analisi. Cerco di spiegarmi in maniera molto concreta. Allora, corretto, come tu avevi detto poco fa, che se la mia organizzazione non profit si occupa di promozione dello sviluppo sostenibile in linea generale, saranno davvero poche le aziende che non fanno nulla che a me non crea delle difficoltà. Se invece io ho creato un'associazione animalista, probabilmente i miei confini sono molto più netti. Vero, in una certa misura è assolutamente vero, cioè ci sono dei temi che non hanno niente a che fare con il maltrattamento degli animali, che quindi a me come organizzazione animalista possono non interessare per niente, anche se magari addirittura io come persona o comunque qualcun altro potrebbe ritenerli dei comportamenti deprecabili. E quindi io come organizzazione animalista, volendo, posso anche dire no, ma io mi occupo di quella cosa lì, su questo ambito quell'azienda lì si comporta molto bene. Che poi siano dei licenziatori folli di persone che da loro le persone non riescono a lavorare per più di 6 mesi e non gli pagano lo stipendio, a me non mi riguarda. Può essere che uno faccia una scelta del genere. Altra questione è perché io sto facendo questa analisi. Allora, se io la sto facendo per dei motivi etici o se la sto facendo per dei motivi di convenienza, cioè di tutela della reputazione. Quando le faccio per la tutela della reputazione o del brand, come si suol dire, come dicevamo prima, è molto più facile tracciare dei confini. Nel senso che tendenzialmente io mi preoccupo di non associare il mio brand a qualche cosa che sia incoerente, pesantemente incoerente con i valori che voglio che quel brand veicoli. Se invece lo faccio per motivi etici, probabilmente il mio spettro si amplia. Tutto questo però va preso un po' con le pinze e adesso andiamo a vedere, non so se ho delle slide in merito, ma comunque ne parliamo come sostanza, cosa vuol dire nella pratica questa cosa. Allora, ci sono alcune questioni che probabilmente di cui io mi devo preoccupare a priori, cioè che l'azienda di cui mi sto occupando sia un'azienda in un settore a semirischio giallo, diciamo,
diciamo, o verde, cioè come settore va bene, comunque qualsiasi screening etico serio parte da un'analisi cosiddetta delle controversie, cioè vado comunque a vedere se quell'azienda è stata condannata per qualcosa e perché cosa, o se ha in atto delle pesanti campagne di boicottaggio, cioè se comunque le si rimprovera qualcosa di molto serio. E questo perché? Perché anche da un punto di vista squisitamente reputazionale, il fatto che un'organizzazione sia pesantemente attaccata può nuocermi se associo il mio marchio a quell'azienda. Da un punto di vista etico, ancora peggio, cioè se io scopro che quell'azienda ha fatto delle cose pesantemente deprecabili, tanto per esempio da essere il suo amministratore delegato condannato penalmente per X, ci devo pensare due volte se davvero io voglio associare il mio nome a questa, quindi in quel caso la mia realtà a questa realtà. Poi c'è un altro passaggio, cioè molto spesso. Dopo che io ho fatto la verifica delle controversie, ho fatto tutto il mio screening etico, di solito mi trovo davanti a una quantità di informazioni che sono state in qualche modo organizzate. Vediamo se ho qua, ecco, qua un esempio. Questa è semplicemente una sintesi, questi sono alcuni degli indicatori, per esempio HRS sta per Human Resources, Environment, NV, e questi sono i codici dei criteri. Questo è uno spaccato di una scheda dell'esito di una scheda di analisi, per cui io mi ritroverò una serie di informazioni dove mi dice qui è stato scelto per esempio il codice rosso per un'azienda del settore sanità. Il miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori è codice rosso, importantissimo, perché se io mi occupo di salute e sicurezza, cioè di sanità e non mi occupo per prima cosa della salute e sicurezza dei miei dipendenti, c'è qualcosa che non va. È molto importante anche per il settore petrolifero. Perché? Perché è ad alto rischio. Okay? Mentre invece, per esempio, la protezione delle risorse idriche è stata considerata a basso rischio in entrambi questi settori. Adesso non vado a giudicare se è giusto o non è giusto. Questo tipo di considerazioni, questo tipo di valutazioni sintetiche vengono a valle di un'analisi, per cui io, diciamo, la mia analisi si basa su una serie di approfondimenti su 70, 80, 100, 200, ci sono società che hanno 400 criteri di analisi, che mi danno un corpus di informazioni che mi porterebbero verso una decisione. Okay? Ma io non conosco nessuna organizzazione che applichi in maniera meccanica questa valutazione. Cioè, la mia valutazione mi dice vai avanti o non andare avanti, oppure mi dice vai avanti ma con questi punti di attenzione. Io però non conosco nessuna organizzazione che non abbia una revisione da parte dell'alta direzione di questa cosa. Proprio per i motivi che dicevi tu prima, non è possibile in realtà tracciare in maniera meccanica una valutazione che è quella, punto e basta. Tutte queste informazioni mi servono per prendere una decisione, sono a supporto della decisione, che molto spesso viene presa da un comitato etico. Quindi abbiamo un processo, cioè tipicamente se parliamo di un'organizzazione non profit, abbiamo di solito chi fa raccolta fondi, che dice io vorrei andare da quell'azienda là perché sarebbe un bel colpo. No? Allora, cosa faccio? Faccio un'analisi. Quell'azienda lì come si comporta rispetto ai parametri che a me interessano? Una grande organizzazione non profit di solito dà all'esterno questa analisi da fare anche per avere un parere obiettivo. Un'organizzazione più piccola spesso se lo fa in casa e comunque diciamo, ha un valore lo stesso.
Questa analisi più o meno strutturata, più o meno approfondita, con più o meno possibilità di scavare a fondo, questo va sempre valutato in base alla grandezza dell'organizzazione, alle risorse disponibili, anche alla potenzialità del rischio. È chiaro che se io, come era stato fatto l'esempio prima, sto valutando di scegliere McDonald's come main sponsor delle Olimpiadi, andrò a fondo in un certo modo. Se invece mi sto occupando di organizzare una serata di porte aperte, di musei aperti in una città di provincia, probabilmente posso anche tenere un criterio un po' diverso, no? Quindi comunque faccio un'analisi, e quello che succede nelle organizzazioni più strutturate è che questa analisi viene portata alla valutazione di un comitato etico, che di solito è composto da alcuni rappresentanti interni all'organizzazione che hanno posizioni di responsabilità e alcuni esterni, esperti dell'argomento. Ovviamente inutile dire che il peso, diciamo, dei componenti di questo organo, i poteri che gli si danno o non gli si danno, eccetera, ha un'importanza politica fondamentale all'interno dell'organizzazione, perché è quell'organismo che è in grado di promuovere o bocciare anche ipotesi di grandi partnership che per le organizzazioni più grosse possono essere di tanti milioni di euro, cioè, quindi sono decisioni importanti. E poi basta, decisione finale con nuovo. Lo stesso schema, noi abbiamo adesso dato una prospettiva da parte dell'associazione, lo stesso schema può essere riportato in una prospettiva aziendale, nel senso che McDonald's, che va a finanziare le Olimpiadi di Londra, è un epic fail, un rischio per la stessa azienda, cioè il fatto che vada proprio a sottolineare, certo, quelle che sono le sue carenze. Certo, certo. Infatti di solito questo tipo di considerazioni viene fatta. Per tornare all'argomento aziendale, io ho presente tante aziende che fanno anche tante attività che potremmo chiamare di responsabilità sociale, cioè si occupano di tante delle questioni che abbiamo visto prima, ma non hanno mai voluto alzare il tono sul fatto che fanno queste cose, perché ritengono di avere degli altri punti deboli. Questo è classico, cioè è una tattica di tipo comunicativo pienamente comprensibile, cioè fa parte della valutazione dei rischi, esiste assolutamente. Io, per esempio, penso che da parte di McDonald's quella sponsorizzazione sia stata un grosso azzardo. Del resto, erano già diversi anni che McDonald's aveva l'obiettivo di presentarsi come un fast food che promuove uno stile di vita sano. Quindi dal loro punto di vista è perfettamente comprensibile. Quali poi sia stato il gioco di forza per cui questa sponsorizzazione è andata a buon fine o non a buon fine, o ha prodotto o non ha prodotto, perché io devo dire che onestamente non so se abbia prodotto i risultati sperati da McDonald's, e questo è tutto da vedere. Però sì, sono considerazioni che vengono fatte. E qua ne vediamo un'altra, per esempio. La domanda, quanto normalmente quando viene data un'azienda, casi di Greenpeace, che dicono ok, tu come azienda non sei, da un punto di vista ambientale, dal punto di vista ambientale non sei amica dell'ambiente, diciamo, no? Quanto poi è impattante la redenzione o quel famoso greenwashing poi sull'azienda, cioè qual è il risultato? Uh-huh.
cioè se effettivamente le aziende cambiano il loro comportamento in base a... Sì, all'azienda dico, una volta cambiata questa cosa come strategia, volendo, conviene, non conviene? E non c'è una risposta univoca, dipende dai casi. Cioè, allora, il gioco di cui stiamo parlando è uno dei più classici giochi, diciamo, che stanno alla base del progredire della responsabilità sociale di impresa, e in particolare sostanzialmente stiamo parlando della comunità che fa un controllo sociale, è il famoso controllo diffuso di cui dicevamo all'inizio, no? Per cui attraverso delle proxy, cioè attraverso, diciamo, degli intermediari codificati come possono essere le associazioni ambientaliste che abbiamo appena citato, la comunità attua un controllo sociale sul comportamento dell'azienda e la spinge verso dei comportamenti più accettati, ok? È impossibile dire se funziona o se non funziona in assoluto. Possiamo dire che da quando questo tipo di meccanismi ha cominciato a essere messo in atto in maniera un po' più strutturata, dei risultati si sono visti. Allora, facciamo un passo indietro. Non è che il controllo sociale sul comportamento di un'azienda sia una novità. Se andiamo indietro di qualche secolo è più o meno la normalità, no? Nessuna azienda avrebbe potuto prosperare in un luogo dove fosse odiata. Si sente? Sì. Ok. In un luogo dove fosse odiata da tutti, facendosi terra bruciata intorno, eccetera. Però questo avveniva in una maniera molto diversa da come abbiamo visto adesso, cioè l'idea stessa di un'azienda multinazionale era pressoché inesistente, la maggior parte delle aziende avevano una, diciamo, una dimensione locale e il controllo veniva fatto in maniera con strumenti molto diretti, no? Lasciamo perdere che poi oggi comunque per quella che era la cultura del tempo il controllo veniva fatto in maniera diretta. Le pochissime imprese che oggi potremmo, cioè che potremmo in qualche modo paragonare alle multinazionali di oggi, erano per lo più possedute da sovrani o governi, quindi parliamo poi di logiche completamente diverse. Penso alla Compagnia delle Indie, per esempio, no? Forse una delle prime multinazionali che la storia ricordi, ma erano della Regina d'Inghilterra, come dire, cioè, era un altro schema. Invece, diciamo, da quando si sono costituite le grandi corporation, da quando è nata l'idea che le grandi corporation possono distruggere o creare valore nella società, da quando si sono strutturati degli strumenti per attuare un controllo, si è visto che risultati ce ne sono. Essenzialmente perché? Perché, detta con un po' di approssimazione, l'idea che se il consumatore non condivide l'etica di un'azienda, non gli compra i suoi prodotti, tutto sommato funziona, ok? Con tutte le contraddizioni, i casi in cui non avviene, le difficoltà di avere le informazioni, eccetera. Questo è più vero in alcuni ambiti e meno vero in altri. Si è visto che ci sono, diciamo, sia settori in sé, sia aziende che hanno fatto, diciamo, del brand l'elemento fondamentale della propria competitività, e queste sono mostruosamente esposte a questo tipo di rischio. Un caso che non a caso a 20 anni da quando è successo ancora è il caso di scuola, è quello di Nike, e quello sì, dei palloni cuciti dai bambini. Nike è proprio stato l'esempio, forse l'apoteosi
di questo tipo di meccanismo. Un'azienda che ha una fortissima dematerializzazione dei processi produttivi, cioè dà praticamente tutto in appalto, quindi si basa esclusivamente sul proprio brand, vive del proprio brand, che all'improvviso viene polverizzato. Da che cosa? Dalla rottura del legame di fiducia. Okay. Esattamente quella roba lì, proprio da manuale. Okay. Dalla sera alla mattina scopro che sei un mostro e siccome le scarpe me le posso comprare da un'altra parte, non te le compro più. Questo era sostanzialmente come ha reagito il consumatore medio di fronte a quella roba lì. È molto più difficile in altri ambiti perché i temi sono più complessi, perché la catena per arrivare fino al consumatore è più complicata, perché io non ho così tante alternative. Facciamo un esempio di questa complessità, sicuramente il settore estrattivo petrolifero, che ha delle criticità fortissime di implicazione per la salute umana, di implicazione sull'ambiente, sulla biodiversità, cambiamenti climatici e, andando meno sull'ovvio, anche su alcune questioni che ci stanno molto a cuore, come l'occupazione, come il costo della vita. E quindi sono aziende che hanno, io adesso non voglio dire se sono buone o cattive, però hanno notevoli aree grigie che potrebbero anche portarci a dire: io non voglio più avere a che fare con voi. Potrebbe portarci a dire questo, ok? Però è molto più difficile, perché mentre io posso fare così, girare l'angolo, andare a comprare le scarpe della Adidas, e la benzina faccio più fatica a non comprarla più. C'è chi lo fa, però si fa molta più fatica. E anche, ma sarà poi vero che l'estrazione degli idrocarburi è cancerogena? Qualcuno magari non ha le idee così chiare se sia davvero così o no, e scattano meccanismi del tipo: ma è mai possibile che se è così dannosa non ci sia una legge? No? Cioè, sto semplificando, però funziona così. Allora, più e non a caso questo tipo di settori, che hanno una fortissima serie di contraddizioni e di complicazioni ad essere comprese anche, sono settori dove viene sistematicamente buttato fumo negli occhi, per capirci, cioè dove si tiene da parte delle associazioni di settore, da parte di, volutamente, tanta nebbia, perché è funzionale al fatto che non si riesca bene proprio a dire sì o no con tanta facilità. Quindi si è soggetta a questa dinamica in un caso molto particolare. Scusami, non ho capito. Dico, quindi questa dinamica si verifica in un caso molto particolare, in maniera molto pesante. Immagino. Quindi, per capirci, il meccanismo ha dimostrato di funzionare, però ha più o meno resilienza in alcuni settori o in altri settori. È chiaro che, per esempio, il fatto che, ripeto, io adesso non voglio prendere come demonio il settore dell'oil and gas, lo prendo solo come un esempio di settore opaco, dove non ci si capisce tante cose che si vorrebbero capire, no? È chiaro che, per esempio, il fatto che diventino più concrete le alternative mi dà più libertà e spingerà anche questo tipo di soggetti a dover essere un po' più trasparenti, per esempio, no? Che poi magari non c'era niente da nascondere, non lo so, però finché non mi fai vedere le mani, che ne so.
Un esempio, visto che l'argomento vedo che vi interessa, faccio ancora un esempio su questo filone, poi magari torniamo invece alla responsabilità sociale strettamente intesa. Una partnership importante che fa storia tuttora è quella fra WWF e Coca-Cola. Anche qua, diciamo, l'abbinamento dei marchi può fare inorridire alcuni, no? La più grande organizzazione ambientalista del mondo con uno dei più grandi inquinatori del mondo. E così è. Allora, qual è stata la scelta di Coca-Cola? Scusatemi, di WWF. E anche qual è stata la scelta di Coca-Cola? Benissimo. Allora, la scelta di Coca-Cola è... diciamo, quello che sicuramente Coca-Cola era interessata ad avere era un'immagine più green. Il suo punto di partenza era questo, non possiamo dire che non fosse questo, ok? Il punto di partenza del WWF era ridurre l'inquinamento nel mondo, lo sappiamo, e quindi fare pressione su tutti coloro che inquinano, compresi i grandi inquinatori dei diversi settori industriali. Cosa ha reso questa partnership un caso di successo, almeno così è ritenuto più o meno universalmente? Da un lato il fatto che Coca-Cola sia stata effettivamente disposta a cambiare in parte il proprio comportamento, in misura non secondaria. Dall'altro aspetto, il fatto che Coca-Cola, che WWF, essendo la più grande organizzazione ambientalista del mondo, ha un potere di influenza notevole e non si svende. Oltre ad avere un potere di influenza notevole, ha competenze importanti. Ok? Quindi il fatto che ci siano, questa è una cosa che faccio notare spesso nei seminari su questo argomento, cioè fuori di ingenuità e fuori di metafora devono sussistere delle condizioni, diciamo, di equilibrio dei poteri importanti e specifiche perché questo tipo di partnership abbia successo. Allora, se io che sono un'associazione ambientalista voglio andare a lavorare con quello che potrei tranquillamente chiamare il demonio per me, e viceversa, se io sono Coca-Cola e decido che voglio andare a lavorare con quello che per me è uno dei demoni, di fatto uno che mi può rovinare se mi fa una campagna contro, no? Lo posso fare a patto che ci siano delle precondizioni e che ci sia un equilibrio fra i poteri. Se a fare questo discorso ci fosse andata una piccola organizzazione ambientalista nazionale, non sarebbe arrivata a niente. Se Coca-Cola fosse andata da una piccola organizzazione ambientalista nazionale, non avrebbe ottenuto l'effetto di immagine desiderato. Quindi la partnership non sarebbe neanche partita, e se malauguratamente fosse partita sarebbe stato un flop micidiale. In questo caso ha funzionato perché, vediamo se l'avevo scritto, ok, no, non l'avevo scritto, comunque ha funzionato perché Coca-Cola ha accettato di seguire un piano di cambiamento dei propri processi produttivi che gli ha disegnato il WWF. WWF, dal canto suo, è stata capace di disegnargli un piano di miglioramento e ha sottoposto alla condizione che quel piano di miglioramento fosse realizzato la concessione del proprio marchio. Okay? Il risultato è stato quello che vedete qua. WWF ha ottenuto 20 milioni di dollari per seguire la sua missione da Coca-Cola, e questa partnership è stata ulteriormente confermata l'anno scorso, per cui sono raddoppiati. Ha usato queste risorse per promuovere
diciamo, la conservazione e il recupero di alcuni dei bacini idrici più importanti del mondo, quindi ha ottenuto un risultato ambientale molto importante, contemporaneamente Coca-Cola ha ridotto drasticamente il consumo di acqua, quindi del 20% il consumo di acqua della propria produzione, e per il resto dell'acqua che utilizza fa sì che possa essere riutilizzata per l'agricoltura, il che prima non era, o comunque era in misura molto limitata, e in alcuni contesti rurali, soprattutto per esempio in India, questo voleva dire non avere praticamente più acqua a disposizione per l'agricoltura. Quindi, diciamo, i cambiamenti sono stati significativi. E la cosa ha funzionato, ripeto, perché sussistevano quelle precondizioni. Da quanto detto, mi viene da pensare che a prescindere che il marketing sulla materia sia molto delicato, perché rischi di entrare un boomerang, e che quindi l'approccio, lo vedo alla parte aziendale in questo caso, alla responsabilità sociale, sia un approccio complessivo e di completa riorganizzazione di quella che è la propria struttura, perché altrimenti, tipo in questo caso, loro hanno ristrutturato quelli che erano i loro sistemi e i loro cicli produttivi per andare incontro a quella che poi sarebbe stata campagna di marketing, sì, perché altrimenti sarebbe diventato, certo, un flop colossale, nel senso che tu ci sarebbero attirati addosso, vendi un prodotto che in realtà non hai, perché tu stai vendendo una tua presunto attenzione nei confronti di quello che è la riduzione del consumo di risorse idriche, ma in realtà i tuoi sistemi produttivi sono rimasti uguali, quindi, certo, in realtà perché ormai si parla di marketing verde, si spacciano anche consulenze strategiche ma in realtà si tocca solo la parte pubblicitaria e non si va a toccare quello che è la... E quello è un po' la differenza fra il green marketing e il greenwashing. Che cioè, può diventare pericolosissimo, ma intendo per l'azienda, certo, non per... Sì, sì, dal punto di vista reputazionale, sì, sì, rischia di farti perdere, insomma, lo hai citato tu all'inizio del seminario, uno degli esempi. Ah, no, sì, quello... dagli amici. Adesso che sia vero o non vero, no, giustificato o meno, però quello è un caso in cui ci si è esposti in maniera indebita. Mi chiedevo... Sì, cioè green marketing vuol dire, diciamo nella sua migliore accezione, significa valorizzare attraverso strumenti di marketing un comportamento green che già sussiste o comunque che l'azienda comincia a realizzare e si pubblicizza il fatto di farlo, che può riguardare i processi, i prodotti, qualsiasi cosa, però comunque un comportamento esistente. Greenwashing significa io ti spaccio per verde qualcosa che non lo è, nel senso che, e lo puoi fare in maniera più o meno sottile, lo puoi fare o pubblicizzando qualcosa che tu effettivamente fai ma che non ha nessuna importanza. Faccio un esempio: se una banca dovesse impostare una campagna green sul fatto che usa la carta riciclata, per quanto mi riguarda è greenwashing, perché i veri impatti ambientali della banca stanno nell'erogazione del credito, ok? Il fatto che lei compri le penne e le matite riciclate ha veramente poca importanza, ok? Oppure lo puoi fare mentendo spudoratamente su quello che fai, però diciamo, io devo dire che su quello non ho visto nessuno spingersi fino lì, perché veramente vuol dire è un suicidio. Allora, questa per esempio è una visione che è stata scritta da Biomassa Italia, che è un'azienda del Crotonese che si occupa di produzione di energia da biomasse. Allora, cosa ci dice? Scusatemi. Biomassa Italia vuole arrivare ad essere un operatore energetico con competenze e attività nelle filiere agroenergetiche delle biomasse. Essere completamente integrata nel proprio territorio, nel ruolo di catalizzatore delle potenzialità professionali locali, un sostenitore attivo della diffusione di forme di generazione elettrica e risparmio energetico,
uno snodo di riferimento per lo sviluppo di reti diffuse di partnership sociali. Okay. Secondo voi, adesso voi non conoscete Biomassa Italia, però immaginate un'azienda di medie dimensioni, piccole dimensioni in realtà, un centinaio di persone scarso, che opera in Calabria e che produce in questo territorio energia da biomasse. Leggendola così, cosa ne pensate? Cioè, secondo voi può essere il faro verso cui questa azienda può legittimamente tendere? Forse, aspetta, forse dobbiamo prendere il gelato. Mi sembra più un ente pubblico che vuole promuovere l'utilizzo di energie sostenibili che è un'impresa che vuole raggiungere questo obiettivo. Ok, quindi troppo sbilanciata sulla promozione della comunità rispetto al ruolo di azienda for profit. Sì. Ok, allora, possibile. Altre opinioni? Un po' non so se è adeguata a quella che è la realtà, perché mi sembra un po', cioè, sapendo che è di Crotone, che quindi magari c'ha, è un po' pretenzioso, nuove forme di generazione, nuovi riferimenti, cioè magari disegni un quadro di te che poi non puoi rispettare, perché magari chi si interfaccia con te ha idea di avere una struttura enorme, illuminatissima, avanti 2000 anni e poi magari fai biomasse. Quindi le aspettative alte vengono deluse da quella che è una realtà magari minore. Ok. Altri commenti? Secondo me l'impressione che ho leggendolo immediatamente è una massa confusa di cose verso in che direzione andare, perché dice che vuole essere un operatore energetico, però poi dice che vuole essere in realtà un catalizzatore di potenzialità professionali locali e poi dice che vuole essere integrato all'interno di una... Quindi troppe... troppi obiettivi tutti messi insieme. Sì. Mm-hmm. Ok. Va bene. Andiamo avanti e vediamo, siccome anche la missione è su questa, poi dopo magari tiriamo le fila su entrambe. Ho scelto, diciamo, di metterle in fila con la stessa azienda. Cos'è invece la missione? La missione sintetizza il motivo fondamentale per cui un'impresa esiste e opera. Okay? Questo deve essere una buona missione per servire a qualcosa di positivo. Poi, diciamo, per essere un po' più chiari, ho specificato che non deve essere eccessivamente dettagliata, perché sennò un'impresa, diciamo, deve poter durare nel tempo. Se io comincio a dettagliare troppo, dopo 6 mesi ho fatto quello che devo fare e l'impresa chiude. Però deve essere caratterizzante. Cioè, io non, potenzialmente una buona missione non è intercambiabile nemmeno fra imprese dello stesso settore. Ok? Naturalmente non lo è fra imprese di settori diversi, questo va di per sé, ma fra due banche la missione non dovrebbe poter essere intercambiabile. Quello che io scrivo nella missione mi deve caratterizzare proprio a me, non a me solo in quanto banca, a me in quanto Intesa San Paolo, a me in quanto Unicredit o invece Banca Etica. In sostanza deve mettere il lettore in grado di comprendere le specificità dell'organizzazione senza scendere in descrizioni articolate di politiche, piani, programmi, azioni che vengono dopo, okay? Discendono da lei e vengono dopo. Vediamo un po' la missione di Biomassa Italia. La nostra missione è la produzione di energia attraverso il recupero di scarti vegetali e altre fonti rinnovabili derivanti da processi industriali e agricoli ecosostenibili. Il processo di conversione energetica tende sempre a utilizzare le migliori competenze tecnologiche
per assicurare il miglior rendimento impiantistico nel rispetto assoluto e incondizionato di tutte le più rigide normative per la protezione dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori. Il nostro modello di business si fonda sull'integrazione nel sistema economico e sociale locale per sviluppare sinergie industriali e culturali a vantaggio di tutti i portatori di interesse, azionisti, dipendenti e fornitori, territorio. Allora, mi fa venire in mente qualcosa questo modo di formulare la missione, soprattutto confrontato al modo in cui è stata formulata la visione prima? Purtroppo non possiamo averle entrambe aperte insieme, però insomma... Cioè, vi viene da dire qualcosa, poi... Qua, 1, 2, 3. A me dà l'idea di questa. Di nuovo l'idea di questa confusione che era un po' presente nella visione. Forse se non hai una visione chiara davanti a te è difficile avere una missione altrettanto chiara. Un'altra osservazione. A me sembra che con la missione si illustri quello che l'azienda si propone di fare a lungo termine, quindi una cosa che non cambia a breve, come diceva prima lei, certo. Quindi qualcosa. Mentre con la visione è quello che l'azienda deve fare all'interno perché diciamo la sua struttura, il suo sistema operi per quella missione. Quindi questo è quello che a lei fa venire in mente, vedere queste due affermazioni. Interessante. Ok, allora adesso se volete vi do la mia opinione, che non è la verità, nel senso è solo la mia opinione. Allora, secondo me, nella visione, quello che è un po' limitante, per esempio qua, è questa prima affermazione. Essere un operatore energetico con competenze e attività nelle filiere agroenergetiche delle biomasse. Cioè, loro sono già questo. Non è una visione per il futuro, sono un'azienda che produce energia per le da biomassa, lo sono già, ok? Questa ormai io l'avrei usata nella missione, dove invece il mio modo di vedere si dilunga moltissimo su tutta questa parte dove, cioè secondo me quella roba lì va dentro una politica, mentre sarebbe stato più che sufficiente dire che siamo un operatore energetico con competenze e attività nelle filiere agroenergetiche delle biomasse. Se vogliamo ci si potrebbe aggiungere, detto diciamo in maniera positiva, che stiamo attenti all'impatto ambientale, ok? Cioè, ho formulato bene, ma era sufficiente dire questo. Ecco, sulla seconda, sul fatto che convivano più obiettivi, secondo me non è in astratto un peccato, diciamo un difetto, è sicuramente ambizioso e il problema, a mio modo di vedere, può stare non tanto nel dire che ho anche quell'obiettivo o quel valore, quanto nel chiarire poi come prioritizzo le cose. Cioè, comunque per me viene per prima cosa
produrre la biomassa a prezzi competitivi o viene prima quello di avere dei processi fatti in un certo modo, eccetera. Quindi io non lo vedo in sé come un problema in questa fase, certo che potrebbe diventarlo. Potrebbe diventarlo se poi alla fine io non esplicito bene quali sono comunque le cosa per me viene prima e cosa viene dopo. L'altro rischio insito in questa cosa, diciamo, è un po' quello che in effetti stava richiamando lui prima, di promettere troppo. Ok? Allora, secondo me qui c'è una frase che non crea nessun problema: essere integrati nel proprio territorio. Quel completamente forse potevamo anche lasciarlo perdere, però essere integrati nel proprio territorio va bene, è un bel obiettivo, secondo me ci sta. Okay? Nel ruolo di catalizzatore delle potenzialità professionali locali, sostenitore attivo della diffusione di forme di nuove forme di generazione elettrica e risparmio energetico, snodo di riferimento per lo sviluppo di reti diffuse di partnership industriali. Ok, questa parte qua è molto molto ambiziosa. In realtà per un certo periodo Biomassa Italia l'ha sostenuta. Biomassa Italia era effettivamente uno dei migliori, forse il miglior datore di lavoro della provincia, nonostante non fosse un'azienda grande, ripeto, neanche un centinaio di persone, però nella sua misura questi obiettivi li perseguiva in pieno e era l'unica azienda del territorio ad aver stretto dei rapporti di collaborazione con le scuole, per cui c'era una presenza di alcuni dipendenti delle scuole che facevano di biomassa, che facevano parte di iniziative di formazione nelle scuole, ma poi andavano anche proprio a selezionare negli istituti professionali, per esempio del Crotonese, i futuri possibili dipendenti, una collaborazione con l'università per cui Biomasse, nonostante fosse un'azienda molto piccola, finanziava in parte delle borse di studio diciamo, pertinenti come tema e quindi contribuiva catalizzare o comunque promuovere potenzialità professionali locali. Il problema è stato poi però che quando sono venuti a mancare i fondi che avevano aiutato Biomassa Italia a svilupparsi nello schema CIP 6, che adesso non so se è un argomento noto o meno, comunque sostanzialmente chi fa energia da fonti rinnovabili per un tot di tempo ha ricevuto dei finanziamenti per crescere. No. Ha ricevuto dei finanziamenti per crescere che a un certo punto sono finiti. E lì purtroppo, soprattutto in Italia, c'è stata una fase durissima per le aziende che facevano questo tipo di business, perché in realtà nel periodo in cui c'era stato questo tipo di finanziamenti europeo, in Italia non si è sviluppato adeguatamente il mercato e quindi alla fine, finiti gli incentivi, ci si è ritrovati senza il mercato di riferimento sostanzialmente, che avrebbe dovuto essere sviluppato nel periodo in cui si ricevono questi incentivi. E lì Biomassa ha avuto degli anni molto duri, poi si è ripresa. Allora, forse qui il punto, cioè qui era un punto debole, cioè il fatto che il suo modello di business, che pure viene citato, non era così solido da
poter far ricoprire a Biomassa Italia quel ruolo così ambizioso. Probabilmente ora che è riuscita a sopravvivere, se continuerà a fare queste cose, lo farà con molta più solidità di prima. Una visione così ampia, sempre in un concetto di fiducia di cui dicevi prima, anche quella cosa di essere completamente, tutto l'uso di quelle parole, non fa aumentare ancora di più la fiducia in quel tipo di azienda? Cioè, l'aspettativa? Sì. Funziona? Sì, assolutamente. Infatti, non so, adesso poi ogni azienda naturalmente sceglie a modo suo. Loro qui hanno fatto una scelta che secondo me era nata dal desiderio di rimarcare le cose, no? Peraltro a volte le parole portano anche, l'impostazione culturale delle persone, quindi in questo caso per esempio la persona che guidava questa azienda nel periodo in cui sono state definite queste cose, la ricordo come una persona che esprimeva i concetti in maniera molto forte, no? Quindi probabilmente anche questo linguaggio riflette questo, no? E qui entriamo in un approccio un po' più antropologico, la responsabilità sociale di impresa, che però esiste, no? Però sì, indubbiamente tutto questo fa accresce quella roba lì. Allora, valori e principi. Dai, abbiamo ancora una mezz'ora, riusciamo a fare almeno questa parte qua. Valori e principi. Allora, dopo la visione e la missione arrivano i valori e i principi. Adesso vi faccio grazia della distinzione tra valori e principi. Si è discusso per anni sulla differenza fra queste due cose, però non mi ci soffermo tanto adesso, anche perché poi a valle di tutte queste discussioni in realtà la pratica che è invalsa è di usarli abbastanza indistintamente, quindi lasciamo perdere tutta la discussione accademica che c'è stata dietro, che pure è importante, però visto che dobbiamo fare della selezione lasciamo perdere. Allora, essenzialmente valori e principi cosa fanno? Fissano i criteri che guideranno la traduzione in concreto della missione da parte dell'organizzazione e di chi ne fa parte. Perché? Perché io adesso ho cambiato azienda volutamente per darvi anche un po' di palestra mentale, però sostanzialmente io posso perseguire la missione di essere un primario gruppo bancario italiano che contribuisce attraverso la propria attività allo sviluppo dei territori e persegue la realizzazione del profitto sostenibile per i propri azionisti nel lungo periodo, che è più o meno la definizione, la missione di Intesa San Paolo, anche se l'ho molto semplificata, ma lo posso fare in tantissimi modi, ok? I miei valori o i miei principi sono un po' la mia bussola di riferimento su come lo vado a fare o come dichiaro di andare a farlo. Qui io ho preso quelli di Intesa San Paolo perché secondo me sono abbastanza ben articolati, che poi siano effettivamente messi in pratica esattamente così, adesso non vado a sindacare, però è interessante secondo me per vedere come sono stati stilati. Volevo prenderlo però da qua, perché secondo me si legge meglio, soprattutto per chi non ha, per chi è lontano.
Partiamo dalla sua missione e andiamo ai valori. Lavoriamo insieme per fornire servizi bancari e finanziari di eccellenza ai nostri clienti, attivando leve di sviluppo per tutte le realtà territoriali nelle quali operiamo. Ok? Infatti, Banca Intesa in particolare, prima della fusione con Intesa San Paolo, era nota come la banca dei territori, cioè, poi andremo a vedere casomai perché, comunque ha un fortissimo radicamento territoriale dove era presente. Consapevoli del valore della nostra attività in Italia e all'estero, promuoviamo uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo, dei risultati e alla creazione di un circolo virtuoso basato sulla fiducia, che nasce dalla soddisfazione dei clienti e degli azionisti, dal senso di appartenenza dei collaboratori e dalla vicinanza ai bisogni della collettività e dei territori. E promuoviamo la pace nel mondo. Aspetta. Competiamo lealmente nel mercato, pronti a cooperare con gli altri soggetti economici, privati e pubblici, ogni qualvolta sia necessario per rafforzare la capacità complessiva di crescita dei sistemi nel paese in cui operiamo. Ci assumiamo la responsabilità della gestione prudente dei risparmi, ci impegniamo per l'ampliamento dell'accesso al credito e agli strumenti finanziari per tutti i cittadini, nonché per lo sviluppo sostenibile del sistema imprenditoriale. Consci che le nostre decisioni hanno importanti effetti, diretti e indiretti, sull'ambiente naturale e sulla collettività, al cui benessere non solo materiale vogliamo contribuire, sostenendo o realizzando iniziative culturali e di utilità comune. Allora, la prima cosa che a me viene in mente vedendo questa missione aziendale è che è lunga, molto lunga. La seconda è che tocca davvero tanti ambiti, tante questioni, il che ha anche senso perché parliamo di una grande azienda che fa tante cose e che ha impatti su tanti stakeholder, su tante variabili, su tanti soggetti, su tante cose. È chiaro che è stata scritta con molta attenzione ed è stata scritta da qualcuno che ha fatto un'analisi molto attenta prima di scriverla. Potrei dire è chiaro che è stata scritta da un consulente, ma invece no, invece non è così, è stata scritta dagli interni, questo lo so perché l'ho visto quel processo lì, però è stata scritta da qualcuno che è stato molto guidato nel prendere in considerazione veramente tutti gli aspetti che l'operatività di quell'azienda andava a toccare. Molto spesso una missione non è così completa. Perché? Perché chi guida l'azienda, la vede dall'interno, eccetera, magari fa un ragionamento al proprio interno e non sempre riusciamo a considerare tutto. Qui è stato chiarissimamente fatto prima un assessment, dopo andremo a vedere cosa vuol dire, prima di scrivere questa missione. Alcune cose peraltro non so se ci convincono del tutto, forse alcune di queste cose a me convincerebbero di più messe nella visione che messe nella missione, per esempio. Cosa vuol dire? Che alcune di queste cose io più facilmente applicate a quell'azienda le vedrei come un punto d'arrivo, piuttosto che come loro sono già adesso. Infatti non a caso la visione non c'è. Ok? Se noi andiamo prima, la visione non c'è. Ok? C'è uno statement sulla responsabilità sociale, ma non hanno formulato una visione. Hanno messo tutto insieme nella missione. Vabbè, adesso non entro nel merito, perché voglio andare ai principi e valori. Allora, anche qua un bel lavoro a tavolino, mi viene da dire, nel senso che sono molto ben articolati, sia nella scelta dei valori in sé, cioè integrità, eccellenza, trasparenza, rispetto delle specificità
equità, scusatemi, ma devo fare un po' di ginnastica per riuscire a far mettere tutto, valore della persona, responsabilità nell'utilizzo delle risorse, e sia, vediamo se riusciamo a vederlo tutto insieme, no, speravo di sì, ma no, magari riducendo leggermente, vediamo se si vede ancora per il video, ok. Sia come, diciamo, come sono stati articolati. Adesso magari non li sto a leggere tutti, però ce n'è uno, per esempio, non so, eccellenza, per esempio. Ci poniamo l'obiettivo di migliorare continuamente, guardando lontano, anticipando le sfide, coltivando la creatività diffusa e finalizzata all'innovazione, valorizzando il merito. Vero, non vero, non lo so, però diciamo è stata formulata bene. Valore della persona. Il valore della persona in quanto tale guida il nostro modo di agire. Adottiamo l'ascolto e il dialogo come leve di miglioramento continuo nelle relazioni con tutti i nostri interlocutori. Di nuovo, vero, non vero, però diciamo, ben formulato. Adesso faccio anch'io fatica a non entrare nel merito, ma sarà vero, non sarà vero, però mi sforzo di rimanere un attimo sull'articolazione. Questi valori, se fanno il loro compito, dovrebbero poi guidare la definizione delle politiche dell'azienda e delle sue strategie, che non sono, questo è importante, non sono le strategie di responsabilità sociale, sono le strategie tout court dell'azienda, perché spesso si tende a differenziare fra strategie di sostenibilità e strategie dell'azienda e farne due cose separate. Questa roba qui serve se diventa ciò che informa le strategie dell'azienda con la responsabilità sociale. Ok? Dopo questo concetto lo chiariamo meglio. Cioè, serve a poco che io disegni un bel piano di responsabilità sociale, cioè faccio il mio piano industriale, faccio un bel piano di responsabilità sociale che non si parlano, non si incontrano, non si manca all'infinito, non serve a niente. Il piano di responsabilità sociale può essere anche formulato a sé, ma deve comunque integrarsi dentro il piano industriale, altrimenti resta una bella figurina messa lì e non serve a nulla. Non c'è niente di responsabilità ambientale, in questo caso è solo responsabilità sociale. No, c'è anche qualcosa di responsabilità ambientale, aspetta, mi sembrava che qui l'avessero messa forse in fondo, responsabilità nell'utilizzo delle risorse, la chiamano loro. C'è in realtà un altro livello di responsabilità ambientale che non mi ricordo, adesso andiamo a vedere se c'è. Scusate un attimo. Sì, non c'è citato qua fra i valori. E questo secondo me è abbastanza indicativo, perché c'è in verità un altro piano di responsabilità ambientale fondamentale per un attore come Intesa San Paolo, ed è quello che abbiamo già citato diverse volte, cioè parliamo di uno dei più grandi gruppi bancari europei. La sua primaria responsabilità ambientale sta nei soggetti a cui eroga il credito, nel modo in cui eroga il credito. È in grado di produrre degli effetti sia ambientali che sociali molto più potenti scegliendo a chi dare o non dare i propri soldi che scegliendo che carta comprare e se stampare gli estratti conto o no sulla carta riciclata. Ok? Questo indicativamente non c'è nei valori. Questo secondo. Non è una bella partenza.
Allora, dunque, che ora abbiamo fatto? Abbiamo ancora un quarto d'ora. Vediamo di tornare. Ecco, figurati, a domani, arrivederci. Ciao. Allora, direi che... Ma vogliamo provare a fare un esercizio? Siete sufficientemente freschi ancora? Vogliamo fare un esercizio prima di chiudere? Allora, certo. Non so se accetterà di parlare al microfono, se accetta glielo diamo. Praticamente al Super Bowl di quest'anno, sì, c'è stata una pubblicità della Coca-Cola, sì, dove si cantava una canzone che non è l'inno americano, però un inno particolare, una canzone particolare, e veniva cantata in diverse lingue, tra cui anche l'inglese, che però sembrava una cosa bella, diciamo, per chi non è un bianco americano. Però ha scatenato, diciamo, una reazione anche un po' inaspettata, che ha avuto un po' di ripercussione sia sui media americani e non solo inglesi, che sui social network, dove si dava contro la Coca-Cola perché aveva fatto cantare a, non so, a non inglesi, non americani e non, diciamo, non cristiani questa canzone. Allora io volevo sapere, sì, immagino che questo sia, diciamo, un tentativo di provare a fare un esperimento, diciamo, di responsabilità sociale di impresa, certo, che però allora, diciamo, ha come effetto che alcuni, credo, stakeholders, certo, hanno una, come dire, una reazione negativa. Sì, mm-hmm. Allora, di fronte a questo tema, magari, che la discriminazione, cioè come può un'impresa gestire, diciamo, non dico prevedere, però gestire, certo, le reazioni di una minoranza rispetto a una maggioranza? Certo, interessante, buona domanda. Allora, premetto che in realtà non conoscevo questo caso, quindi non so come sia andata poi la questione, ecco, non... possiamo guardare su internet, qualcosa troveremo, però non la conosco, quindi ne parlo proprio un po' a livello di principio. Allora, sembrerebbe essere un caso abbastanza atipico, però comunque possibile, evidentemente, cioè in cui una grande azienda come Coca-Cola si è trovata di fronte alla necessità di bilanciare o comunque di scegliere fra le aspettative di stakeholder, aspettative contrastanti degli stakeholder. Da quello che tu mi dicevi, a quanto capisco ci sono alcuni degli stakeholder di Coca-Cola che probabilmente non sono solo i suoi clienti, ma probabilmente parliamo anche di altri soggetti che comunque sono stati, diciamo, attirati sull'argomento dal fatto che era un evento di grandissima visibilità, che non si sono riconosciuti in questa scelta, mentre altri evidentemente si sono riconosciuti, o hanno comunque riconosciuto che c'era un valore in questa cosa, e probabilmente il valore era proprio quello che tu citavi prima, cioè la promozione di un'integrazione culturale, razziale, religiosa, eccetera.
forse vale la pena per chi magari non lo segue, non sa, che, di dire che il Super Bowl è l'evento sportivo più importante degli Stati Uniti, è la finale del campionato di football americano, un po'. Se vogliamo cercare una similitudine da noi, potrebbe essere la finale dei mondiali di calcio, per capirci. È sicuramente anche un evento in cui si rispecchia l'americano medio. Quindi sicuramente non è un evento che per sua natura, abbia delle forti connotazioni innovative. È proprio il classico esempio mainstream, che più mainstream non si può, no? Il che non significa che non si debba o possa inserire degli elementi di novità, e che proprio per il fatto di essere così mainstream, gli effetti possono essere molto potenti dell'inserimento di un'innovazione. Quindi non so quanto consapevolmente Coca-Cola ha fatto in quel caso una scelta di campo, cioè ha scelto di soddisfare le aspettative degli stakeholder più innovativi e di scontentare gli altri. Posso immaginare che, essendo un'azienda che pianifica queste cose in maniera marziale, qualche ipotesi l'avessero anche fatta, però appunto non conoscendo il caso non mi azzardo a dire che sapevano benissimo cosa sarebbe successo. Sta di fatto che l'hanno fatto. È proprio un caso in cui hanno tagliato, ho detto vado in quella direzione lì. È interessante, per esempio, qualche anno fa, sempre in occasione del Super Bowl, un'altra grande azienda, di cui adesso confesso non mi ricordo il nome, non mi ricordo chi fosse, se era forse General Motors, ma non sono sicura, aveva invece promosso un'altra iniziativa interessante, ed era questa, cioè di solito investiva un budget molto importante per inserire appunto la propria pubblicità all'interno degli spot del Super Bowl. Era sostanzialmente il grosso del budget di marketing dell'anno. Okay. Questo per dire, insomma, ci sono in gioco dei budget molto importanti. Per uscire 30 secondi al Super Bowl ti costa come tutto il resto della pubblicità dell'anno e probabilmente molto di più. Questa azienda, di cui magari dopo vi vado a vedere chi era, adesso onestamente a memoria non lo ricordo, decise un anno di rinunciare alla propria presenza al Super Bowl e di investire quel budget nel finanziamento di idee di imprese innovative, per cui ha lanciato un programma che ha anche avuto una forte risonanza mediatica, perché poi non è che l'hanno fatto in sordina, però niente di paragonabile a quello che poteva essere il ritorno del Super Bowl, e ha utilizzato il grosso di quei soldi per far crescere delle idee innovative di impresa, prevalentemente da parte di giovani. Sicuramente una scelta di responsabilità sociale interessante e anche un forte coraggio, direi, da parte degli uomini di marketing di quell'azienda, di dire va bene, rinunciamo al Super Bowl e facciamo questa scelta. Una scelta che in quel caso ha pagato, perché poi i ritorni mediatici di questa cosa sono stati enormi, però avrebbe potuto anche essere un buco nell'acqua. Va bene, allora forse ci fermiamo qua, direi. Non so se volete dire qualche parola di chiusura oppure se ci salutiamo qua.
Vi ringrazio per l'attenzione costante. E vi rimando a domani. A questo punto riprenderemo un focus sull'analisi della pianificazione e rendicontazione e bilancio sociale e il resto che abbiamo visto. Grazie a tutti, buona serata.